Se miro il video finisce. Ci sto. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti, nella sezione supporto un creatore, inserite il codice Fortu, poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo alle Slake per fare la sfida. Se miro il video finisce. Come potrete ben anche intendere da soli ragazzi, questa challenge ha proprio dell'impossibile. E infatti è impossibile, però ragazzi, da quando noi ci fermiamo davanti a sfide impossibili? Da sempre, però ok, facciamo finta di crederci per altri 1 secondo. Ok, sono morto. Mamma mia ragazzi, questo è un pro player, lo vedete? Questo è un pro player. Ora perdo. Vabbè, comunque. Allora ragazzi, noi dobbiamo cercare un fucile a pompa che abbiamo in realtà già trovato, dato che è l'unica arma che possiamo utilizzare veramente senza mirare, dato che è quella che necessita, diciamo, meno mira possibile. Nel senso, è l'unica arma con la quale non devi necessariamente mirare per azzeccare un proiettile, dato che qualunque altra arma, forse al di fuori del lanciarazzi o della mitraglietta, poi ragazzi necessitano tutte di mirare. Quindi ragazzi, speriamo delle nostre assenti capacità per portare a termine questa challenge, che è veramente difficilissima. Io non credo che nessuno l'abbia mai fatta. Credo di essere veramente l'unico folle a provarla. Anche se non ho cercato, quindi non lo so. Mi do comunque il beneficio del dubbio. E vediamo. Oh, guarda, è ripartito così bene, è ripartito. Ok, stavo perdendo in una maniera ma così stupida. Cioè, 8 di vita veramente è pauroso, comunque. Ok, io mi metto in questo angolino, mi curo, faccio le mie cose, con calma. Un'altra partita, altre opportunità, ricordate sempre ragazzi, nella vita la cosa peggiore che possiate fare... Beh, quella è mollare. Non so se era così, Luis la diceva in un'altra maniera. Comunque, non ci interessa. Oh, ma che cavolo costruite, eh? Calmi. Se aggiunge Fortu the Gamer, il problema è risolto. Tranquilli, ragazzi. Chill. Ovviamente, l'unica arma oro che trovo è un fucile di precisione, quando nella challenge in cui non posso assolutamente mirare. Mi sembra assolutamente giusto. Ora, da quell'albero, lo vedete? Quello che sto ora inquadrando. Mi arriva una cecchinata, ma come minimo. Comunque, vediamo. Piglio questo. Non so, qualche altra arma che ci può interessare. Alla fine, ragazzi, ho l'assalto, me lo posso pure levare per qualche cura. Perché parliamoci chiaro, ragazzi, io quando lo utilizzerò questo assalto? Per fare cosa? Per sparare a quale distanza che c'ho la mitraglietta? Sì, dai. Facciamo così, ci abbiamo il medikit. Andiamo. Ok. Ma se metto il velocizzatore e parlo a questa velocità, mi sento normale? Non lo so ragazzi, io provo, sarà una cosa divertente da vedere in live. Oh mio Dio, sta una struttura. Ma là, sta un tipo che scende e mi fa 360 no scoop, non esisti pipipi. So che si dice 360 no scoop. Calmi ragazzi, lo so. Era per dire, non è che mo tutti i professorini sotto. Comunque sia chiaro ragazzi, ho il pulsante per mirare, ce l'ho attivo. Cioè io quindi se miro, il gioco mira. E ovviamente non ho voluto levare l'opzione per rendere la challenge un po' più pepata, un po' più difficile. Dato che, capito, di suo già era facile. Quindi poi ci mettiamo pure a sta cosa. Ma si fa proprio un dolce. Allora. Solo che... Ah, ok, ragazzi, non sto mirando, eh. Cioè, questo non vale come mirare. Perché la canna fa tutto da sola, io non sto mirando. Cioè, ve lo faccio vedere, guardate. Vedete? Si attiva da solo, ve lo faccio rivedere. Questo non vale come mirare, ok? Mettiamoci tutti d'accordo. Piatti chiari, amicizia lunga. Oh, buono slurp, fish, ok. Così poi nei commenti non dite che ho mirato. Inoltre ragazzi, ho il fatto proprio che velocizzo le clip e non le taglio, è proprio per mostrarvi in qualunque momento che io non cheat, ragazzi. Cioè non baro, non disattivo impostazioni, non miro senza farvelo vedere. Cioè, clean ragazzi, vi faccio vedere tutto. Assolutamente non ho nulla da nascondervi. Allora,
infatti la safe stava dall'altro lato. Sarebbe stato stupido scendere di qui. Va bene. Velocemente, perché qui mi possono sempre circolare da 8 direzioni. Sta pure l'approvvigionamento un po' più lontano, quindi se ci sbrighiamo volendo lo possiamo prendere. Anche se ho paura che ci sia troppa gente in quella zona. Comunque ora vediamo. E per esempio, ora che faccio? Ora io devo solo sperare che questo mi pusha, ragazzi. Ok, lo sta facendo, ok. Lo stai facendo in maniera veramente infame. Ok, vieni, vieni, vieni. Dai, dai, dai. Ok, ok, vai a posto. Ah, trappa? Interessante il gioco di sto tipo. Madonna, mamma mia, che pan... Mi sono sentito male a un certo punto. Cioè, veramente, ci ho perso qualche anno di vita, credo. Io sinceramente per sicurezza... Ah, vabbè, per sicurezza, certo, poteva mai essere, ragazzi. Il controller è scarico. No, ragazzi, no, 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 ti prego, non ti scaricare ora. No, non ti scaricare ora, ti prego, ti prego. No, no, no. Giocare con il controller scarico, nuovo challenge, ragazzi. No, ragazzi, sono nel panico, sono veramente nel panico. Il controller non si sta caricando. Ti prego, ti devi caricare. Ok, si sta caricando. Io non so secondo quale logica, non so perché, ma lo sta facendo. Non si sta caricando. Panico, ragazzi! No, ti prego, ti prego, ti prego. Cioè, io ho dovuto cambiare controller, ragazzi. Non so con quanta gente che ha fightato qua fuori. Mamma mia. Mamma mia, ma veramente. Ma meno male che è successo ora, mentre ho trovato più gente a fightare, ragazzi. Altrimenti sarebbe stata una tragedia. Bello, arrivavo pro player, ragazzi. Ci manca visto, ci manca. Io ho incontrato due ninja, ho incontrato, cioè vicini. Ovviamente chi ci va sotto fa tutto gamer, cioè ci voglio, ma io sotto con cronato. Ciao. Alla UG. Non so quanto mi possa essere utile, ragazzi. Sincero, ve lo dico col cuore. Non so se mi potrà essere utile, ma io non voglio lasciare indietro la UG. Materiali più o meno ce l'ho, anche se conoscendomi non sono abbastanza. Che io faccio uno spreco di materiali folle. Devo vedere se arriva qualcuno da Lazy Lake, ragazzi, perché se non arriva tanto meglio, perché difficilmente, e dico solo difficilmente, ma non è impossibile, qualcuno si affacci da qui. Cioè, credo che sia veramente difficile. Guarda la roba sta zocca, oh, basta.
Si stanno a fightare intanto. Sì, fightatevi. Io farmo, faccio le mie cose. Tanto 7 kill le ho fatte. Cioè, raga, voglia pura. Sono l'ultimo rimasto. E probabilmente l'altro che è rimasto sta lì sopra. Ok ragazzi, andiamo in safe. Andiamo a fightare uno che c'ha un high ground molto più figo del mio. Ragazzi, io devo levare veramente il pulsante della mira, perché io so che se lo vedo miro. Perché con l'AUG c'è veramente, mi viene spontaneo. Se solo avessi potuto mirare, mamma mia, quanto ti avrei fatto male. Sì, sì, vai, vai. Ah no, quello ci stava quasi riuscendo. Perché? Perché non mi fa costruire? Perché non mi fa fare niente? Ok, panico. Non so ragazzi, scusatemi, sono impallato io, stavo nel panico, devo levarmi questa UG perché con la UG mi viene spontaneo mirare, ragazzi. Proprio spontaneo. Ma fra, per me possiamo fare una battaglia di resistenza, cioè ragazzi, non mi interessa. Perché non mi fa costruire immediatamente? Cioè, vedete, mi dà problemi. Ma stai scherzando per caso? Ma stai seriamente scherzando? Seriamente scherzando, capite? Vabbè, io sono morto? Mi state dicendo questo? Allora, io cosa potevo mai incontrare alla fine? Un tizio con un fucile di precisione che giustamente, si metteva a fightare a distanza. Cosa potremmo mai trovare, ragazzi, io se non questo? Cioè, io veramente, questa era l'unica cosa che non avrei mai...